presento un nuovo video che riguarda ancora il Linux Conky Weather. Non starò a ripetere tutta la pappardella per installare il Conky, vi faccio una breve sintesi e vi lascio il link o a video o in descrizione. Quindi per installare il Conky dovete installare il pacchetto Conky All, il pacchetto Sensors e il pacchetto HDDTemp. E poi installate il Python, l'ultima versione stabile, mi sembra che sia la 3.9. Installate pip, che è un manager dei pacchetti di Python. E ovviamente per quanto riguarda il Conky Weather, vi lascio qui a video il link al video specifico dell'altro, del primo Conky, in quanto dovete creare l'account gratuito su OpenWeather e settare il vostro Nord e date un occhio al programma come funziona, perché anche questo qui nuovo funzionerà più o meno allo stesso modo, è leggermente diverso, comunque la logica è quella. Andiamo a vedere sul sito di OpenWeather, eccolo qui, lo vedete a video. Voi entrate qui sul sito di OpenWeather, cliccate su API qui in alto dove c'è il mouse, vi si apre la finestra e l'API che usiamo è questa qui in alto a destra che vedete, la One Call API. Se voi cliccate su API Doc vi si aprirà la pagina della documentazione di questa API, la vedete. Ovviamente se non avete già l'account lo create, qua fate su Sign In, vi si aprirà la pagina Create Account, qui compilate, basta anche una mail temporanea se non volete dare la vostra, confermate la mail e poi avete il vostro account con la vostra chiave di default che vi servirà dopo per inserire nel link di OpenWeather. Allora andiamo a vedere adesso com'è strutturato il programma, lo vedete a video. Allora all'interno della vostra home, per esempio se la vostra home si chiama Pippo, all'interno di home barra Pippo ci sarà il file di avvio del Conky, questo qui che vedete evidenziato, il punto conky.rc trattino basso OpenWeather map ovm one call, che poi andiamo a vedere più tardi. Mentre sempre all'interno della vostra home, cioè se la vostra home si chiama Pippo, all'interno di barra home barra Pippo, voi salverete la cartella .conky, questa qui che vedete evidenziata, che adesso si chiama OneCallAPI, perché la mia cartella .conky di default è già utilizzata da me per un'altra cosa. Quindi voi troverete direttamente la cartella .conky, non troverete scritto OneCallAPI. Se voi la aprite, ancora qui, troverete la stessa struttura degli altri progetti Conky che ho già presentato. Allora, questo qui è il file di autostart, quello unico. Lo vediamo un attimo, ci sono due Conky, quello principale, il monitor, e questo qui che presentiamo oggi. Quindi questo è il file che dovete mettere nelle vostre impostazioni di avvio automatico delle applicazioni, oppure se non volete questo file potete mettere singolarmente i vari Conky. Poi abbiamo la cartella Flux, che contiene le bandiere ovviamente con il nome dell'abbreviazione dello stato, la cartella font, quello da installare è questo qui, l'URL gothic lbook, la cartella moon che contiene il moongiant python che vi serve per le fasi lunari, la cartella weather che contiene la cartella compass che sarebbe la bussola come l'altra volta, la stessa cartella, la cartella open weather map che contiene le icone del tempo, sono le stesse, poi c'è l'icona di open weather, l'icona di python e la cartella one call api, dove all'interno ci sono tutti i file di questa API appunto. Questo qui evidenziato è il file principale di Python. Quindi anche in Google Drive troverete la stessa struttura che sarà all'interno di una cartella che sarà nominata OneCallAPI. Comunque poi a fine dei video vi faccio vedere la struttura di Google Drive e vi rilascio il link di scaricamento. Andiamo a vedere adesso brevemente i file utilizzati, poi li guardiamo meglio quando spieghiamo tutto il programma. Allora qui c'è questo file qui evidenziato, il .conky.rc.ovm.onecall, che è il Conky principale, lo vedete, eccolo qui. Queste qui all'inizio sono le solite impostazioni e questo qui, da qui, inizia il Conky. Qui avvia ovviamente gli script, qui c'è la descrizione di quello che fa ogni singola riga, qui fa il compasso. Va bene, comunque come vedete queste qui non sono istruzioni Conky, o meglio, sono istruzioni del Conky, ma fanno riferimento ad una singola istruzione. Praticamente l'istruzione viene scritta in Python e il Conky va a prendere direttamente l'istruzione scritta in un file, quindi non dovete scrivere istruzioni qui sul Conky, dovete solo prendere le istruzioni già fatte dall'API Python. Questo è quanto per questo file. Poi andiamo a vedere gli altri. Allora qui vedete una serie di file, qualcuno ha una lineetta all'inizio. Allora questi qui con la lineetta all'inizio sono i file
definiamoli di sistema grezzi, insomma, quelli che utilizza il file Python, questo qui, lo OneColAPI.py, per ricevere i dati da OpenWeather. Allora, questo qui ovviamente riceve gli alert del weather, questo qui riceve la parte che riguarda il current, cioè il tempo attuale, questo qui è il tempo giornaliero, questo qui riguarda gli errori, questo qui riguarda le bandiere, perché infatti in base alla, come poi dovete settare la vostra latitudine e longitudine, ovviamente in base al vostro paese vi apparirà nel conti la vostra bandierina. Questo qui prende i dati generali, questo qui prende i dati di GeoPy, ovvero di quell'applicazione in Python che si occupa appunto di prendere i dati, poi la vedremo più avanti. Questo qui si prende i dati degli orari, sono 48 ore praticamente, questo qui dei minuti, e questi sono i dati, i file che riguardano i dati che prende l'applicazione. Questi qui invece, senza il trattino iniziale, più questo, ecco, sono i dati che invece sono i file, scusate, che il Python crea. Quindi creerà un file con i dati dell'alert, con i dati del tempo corrente, della bussola, dell'icona corrente, cioè questa qui, quella principale di oggi, della seconda icona principale di oggi nel caso ci fosse, l'icona del freddo e del caldo, ovvero il termometro, il dew point, l'UV index, il daily dew point, il daily UV index, il dew point orario, l'UV index orario. Questo qui riguarda i dati che prende per quanto riguarda le fasi lunari. Questi qui, next days, sono i prossimi 6 giorni, cioè 3 più 3 per ogni riga. E queste qui le prossime ore che io ho settato con un gap di 5 ore, cioè 5 ore da adesso più 5 ore più 5 ore. E questo qui è l'icona di Open Weather Map. Il percorso creerà dei dati per dire appunto al conti dove andare a posizionare le icone. Ecco, questo intanto è una visione generale. Dal prossimo video cominciamo a vedere come lavora quest'API, e poi ovviamente voi siete liberi di personalizzarla come volete, insomma. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.